ください。Presidente, per me sei sempre il presidente, assolutamente. Per me sei sempre il presidente. No, io qui, presidente. Morabito. Tutto bene. Tutto bene. Se faccio una cosa, si scala, mi serve uno sempre. Che numero è? Nulla lì. Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. Siamo sulla costa ionica Regina, in provincia di Reggio Calabria, e Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisco sulla partita Melitese Campo Calabro. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone F Calabria. La Melitese si schiera alla destra dei nostri alla sinistra dei nostri teleschermi, casacca argentina o laziale, bande larghe verticali, pantaloncini neri come i calzettoni, scarpette variopinte. Invece il Campo Calabro si schiera alla destra dei nostri teleschermi, casacca rossa. C'è stato uno strano tiro da parte di Nunnari proprio all'inizio della partita, ancora lui in possesso di palla, finta e doppia finta, ha il problema di girarsi, cross, libera la difesa, palla in fallo laterale. 40 secondi nel primo tempo a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, è sempre 0-0 tra la Melitese e il Campo Calabro. Siamo, ricordiamolo, nel campionato di seconda categoria Calabria, girone F. Passo a leggere le formazioni che sono in campo agli ordini del signor Pietro Iachino della sezione di Reggio Calabria. Melitese Fortunato Ida, Calabro Pizzi, Verducci Spanola Canà, Orlando Candido, Panzera, Nunnari e Minicucci. Campo Calabro risponde con Verrengia, Messina Barresi, D'Agostino, Cinanni, Ranieri, Crea, Arcoraci, Calafiore, Polimeni e Cannatella. Attacca a testa bassa la formazione di mister Silvio Malaspina, mentre quella di John Carrozza appare un tantino intimidita. Finisce a terra il difensore locale, ecco il motivo di questo calcio piazzato, si tratta di Calabro, numero 2 sulla schiena. L'arbitro è lì a due passi, non ha difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato fuori dalla formazione di casa. 2 minuti e 6 secondi, sempre 0-0. Capitan Candido ha messo in movimento Verducci, il suo cross è intercettato dal laterale a sostegno d'Agostino, palla in profondità per Calafiore, esperto attaccante ben noto agli sportivi che masticano pallone a livello dilettantistico. C'è un lancio di Minicucci, finta doppia finta, non abbocca la difesa ospite, ma insiste però in avanti ancora la formazione di casa. Cross al centro, il cross di Nunnari, intercettazione da parte della difesa delle Furie Rosse, chiamiamole così, anche se c'è una banda verticale che parte dal collo
sino alla cintura. Conquista una rimessa laterale alla formazione di casa. 3 minuti e 27 secondi, 0-0. Un colpo di testa da parte di Orlando. L'intervento un po' sbilenco. C'è una carica ai danni di Orlando e l'arbitro assegna un calcio piazzato alla formazione non ha rispettato la distanza e andrebbe anche sanzionato e per giunta va pure a protestare, non ha rispettato la distanza, potrebbe essere sanzionato col cartellino giallo, la distanza minima. E finalmente questa volta la rispetta e Candido può crossare. Ancora Meritese in avanti. Parte un cross. Spazza la difesa ospite. Tentativo di contropiede, desiste Calafiore, l'esperto attaccante che però ha bisogno di palloni giocabili e fino a questo momento non ne ha avuti. Lascia sfilare il pallone Calabro, l'ultimo a toccare è stato un giocatore campese. Ci aiuta come può Nunneri, e cioè in maniera irregolare, a parere dell'arbitro il signor Pietro Iachino della sezione di Reggio Calabria, che comanda un calcio piazzato a favore delle Furie Rosse. 5:34 al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, è sempre 0-0 fra Meritese e Campese o Campo Calabro. Si allontana Nunneri dal punto dal quale deve essere effettuato questo calcio piazzato, palla scodellata, c'è un bel tiro, si salva in due tempi ma non era difficile, è stato il primo vero tiro nello specchio della porta effettuato dalla formazione ospite. Tutto questo dopo 6 minuti nel corso del primo tempo. C'è un cross di Bruno Panzera. Sradica letteralmente il pallone dai piedi Verducci, limite dell'area, ancora Minicucci. Entra in tackle scivolato in attesa della punizione che non arriva, tutto regolare per l'arbitro, si può proseguire e c'è un fallo laterale all'altezza della linea centrale del campo. 7 minuti nel primo tempo al Mauro Simone, che è la contrada che dà il nome anche allo stadio, sebbene sia intitolato al presidente scomparso Saverio Spinella. Rimessa laterale accordata dal direttore di gara Pietro Iachino a favore della formazione locale già battuta. Manovra capitan Candido, perde palla Calafiore, un cliente da prendere con le molle. Bene ha fatto mister Silvio Malaspina a prendere le contromisure. Nunneri si libera di uno o due avversari, non del terzo che lo stende. Ecco il motivo di questo calcio piazzato, duetto nei due, Candido e Nunneri.
il suo cross a beneficio di Minicucci, l'intervento da parte della difesa ospite, il tentativo di cross a beneficio di Barresi, in sottofondo le urla di John Carrozza che vorrebbe una squadra più incisiva in zona tiro. Questo è Calabro, mette il pallone a terra, osserva il piazzamento dei compagni d'interno verso Orlando, non si intendono i due, Calafiore duetta con Arcoraci, c'è un recupero da parte di Calabro, ancora lui, cross per Verducci, dialoga con Orlando, questi è Pansera, Nunnari, non si chiude il triangolo, conquista una rimessa laterale alla formazione di casa, nove minuti e 30 secondi al Saverio Spinella di Merito Portosalvo, è sempre 0-0, non si è visto nulla fuorché di questo tiro che si insacca all'incrocio dei pali, Campese in vantaggio, un tiro da 30 metri, beh saranno stati un 26-27 metri, sembrava fuori questo tiro, invece poi un tiro quasi di mezza punta che si è insaccato, il giocatore viene festeggiato, massaggiato, stropicciato, Campese in vantaggio 1-0, Polimeni è l'autore del gol. Ora si avvia la partita, ora si avvia, ora voglio un mio pezzo, se no non gli dico un mio pezzo. Decimo del primo tempo a Saverio Spinella di Merito Portosalvo, Meritese 0, Campo Calabro Campese 1, autore del gol Polimeni. La risposta della Meritese non c'è stata, fuori gioco. Meritese grande con le grandi, piccola con le piccole. Non può pigliare. Vedremo ora quale sarà la risposta della Meritese, Orlando. Non ti aspetto mai che ne pigli tu. Calabro. Non si pigliano di te. Pansera. Finisce a terra. Per l'arbitro è tutto regolare. È difficile arrivare. Verducci. Questo cazzo di pallone che fanno così poi. Candito. Non a fare tirare, non. Dorme la difesa. Ma gli avanti locali non ne sanno approfittare, grossa occasione per la Meritese. Si segnano due tiri all'anno in tutta la categoria. C'è ora un calcio d'angolo a favore dei padroni di casa, grappolo di uomini in aria, sta per partire il traversone, spalla che spiove, smanaccia il portiere, cross sotto porta, tiro svirgolato, Calafiore ritorna sui suoi passi e viene atterrato dal suo angelo custode, si tratta del centro mediano Spanò, calcio piazzato a favore della formazione ospite, passata in vantaggio al decimo del primo tempo con un tiro da 25 metri che si è insaccato imparabilmente all'incrocio dei pali, portiere letteralmente ipnotizzato da questa foglia morta indirizzata da Polimeni, non ci ha pensato due volte a scaricare un missile terra-aria che si è insaccato imparabilmente all'incrocio dei pali. Meritese 0, Campo Calabro 1,
risposta della Meldese non c'è stata, appare sordita la formazione di casa. C'è ora un lungo cross, intervento da parte di Verrengia, l'uomo ragno della formazione dello Stretto, che di quello piede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. Un colpo di testa da parte di Calabro, insegue Spanò, interno destro verso Orlando, girata di prima, va in sforbiciata, fallita. Viene fermato in maniera irregolare a parere dell'arbitro il signor Iachino. Ecco il motivo di questo calcio piazzato, che verrà battuto da capitan Francesco Ciccio Candito. Cerca di andarsene Menicucci, viene affrontato da due o tre avversari, finisce col perdere palla, ma la conquista Calabro, poi commette fallo e si becca un cartellino giallo. Primo ammonito dell'incontro, è andato a chiedere scusa al giocatore. Intanto l'arbitro annota il nominativo sul suo carnet. Palla contestata a centrocampo. Giulio, Giulio! Oggi. Per una palla contestata a centrocampo, guardate che cosa sta succedendo. Giallo, anche per lui, per Nunnari. Secondo ammonito, una partita assolutamente regolare, però tranquilla, serena, non ci sono problemi, non ci sono dubbi. Si è partita da quel furbetto del quartierino che ha cercato di guadagnare 5-6 metri di spazio, niente meno, scusate se è poco. Non ci stavano i giocatori del Melito. Non era solo appoggiato la mano sul giocatore, e tanto è bastato per l'arbitro per ammonirlo. Sono tutti furbetti del quartierino, a quanto pare. Una squadra vale l'altra, un giocatore vale l'altro. L'andazzo è questo. Stanno giocando a Muzzo. Chi è questo? Cosa? Partita che hanno giocato. Non è né facile né semplice. Non si appoggia con lui, non fa, stanno fanno una stampa giochi squadra. Chi è suo questo pallone a Muzzo? Calma, calma, c'è tutto, la c'è. Calabro. Meldese in balia delle onde, non riesce a trovare il bandolo della matassa. Questi è D'Agostino, vai in destra, anticipa tutti i compagni e avversari. Spanò, fuori. 17-20 nel primo tempo, al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, Meldese 0, Campocalabro 1, autore del gol Polimeni con un tiro da 25 metri, centimetro più, centimetro meno, un bel gol, bello da vedersi. E hanno giocato senza pallone, senza amore, senza pallone. Siglato da Polimeni. Ci aveva provato la formazione ospite.
ancora prima. Tira su, poco qua. Su, se gira, palla. Gira, gira così. Nunnari, limite dell'area. Viene spinto, fallo non rilevato. Può partire il contropiede ospite. Una signora squadra, la Campese o Campo Calabro, venuta al Maro Simone con il proposito di conquistare almeno un pareggio. Fino a questo momento sta conquistando addirittura l'intera posta in palio. Nunnari, Minicucci, un missile terra-aria che ha attraversato tutto lo specchio della porta ed è sibilato accanto al montante di sinistra di Verrengia. Tutto questo dopo 19 minuti e 22 secondi a Saverio Spinella di Melito Portosalvo. Il Campo Calabro quasi a sorpresa è in vantaggio. Un bel gol segnato da 25 metri, 26, che ha praticamente colto di sorpresa il portiere, ma possiamo definirlo il tiro dell'anno, del mese, della settimana, della domenica. Però un tiro bellissimo, tiro pulito, tiro netto, mezza punta, sul quale nulla ha potuto Fortunato Ida, classe 93. È una squadra di giovani questa della Meletese, oltre a Fortunato Ida, classe 93, Pizzi 90, Orlando 90, Panzera Bruno 93, Angelo Ida 99, Vincenzo Ida 97, Barrega 99, Foti 95, Surace 90, Zaccone 94. C'è un calcio piazzato a favore delle Furie Rosse, palla che spiove in aria, un colpo di testa da parte di Spanò, Minicucci col suo piattone destro verso Orlando e da questi verso Nunnari. Nunnari, finta e doppia finta, questi è Calabro, muove di qualche passo, cerca di mettere ordine nella sua squadra capitan Candito. L'intesa tra i vari reparti non è perfetta, diciamo che sia un dialogo tra sordi e muti. Sta di fatto che la Meletese non ha effettuato nemmeno un tiro nello specchio della porta. Sono passati 21 minuti nel corso della prima frazione di gioco. Il Campo Calabro invece ne ha effettuati due, di cui uno. E Caviglia! Dano, Dano! Scaraventato in rete. Cross sotto porta. Rete! Con una mezza girata favolosa. Sotto porta, la Meletese conquista il pareggio. Orlando è l'autore del gol. Riceve i complimenti anche da parte dell'allenatore e del vice allenatore, il leggendario Franz Baccellieri. ...22 minuti nel primo tempo, ritorna in parità il risultato. Tutto è nato da un'incursione sulla destra di del Pibe de Oro di Merito Portosalvo, Giulio Nunnari, che ha saltato il suo Angelo Custode. Una pennellata
pista, Jim! Degna di Michelangelo. C'è un rigore ora concesso a favore della Melitese per atterramento di Minicucci. Fallo netto, incontestabile, ma non per i giocatori della Campese che assediano l'arbitro. Un rigore netto di quelli solari, grandi come una casa, eppure c'è chi contesta. Sulla linea di battuta c'è Giulio Nunneri. Nunneri e Verreggia. Saltella il portiere Nunneri, tiro, rete. Melitese in vantaggio 1-2, servito su un piatto d'argento con guanti e livrea. Ribaltone dunque, 24esimo, Nunneri sul calcio di rigore, nello spazio di 2 minuti il ribaltone è servito in tavola. Fallo ingenuo sul quale l'arbitro ha solo applicato il regolamento. Melitese 2, Campo Calabro 1. Al 10° Polimeni, al 24esimo, pardon, al 22esimo Orlando e al 24esimo Nunneri su calcio di rigore. Palla spedita in fallo laterale all'altezza della linea centrale del campo. Spiove un altro pallone. Rimessa laterale per la Melitese. Ha cambiato nome quest'anno, anche se ancora per la Lega, forse si dovrà chiamare Melito Futsal o Futsal Melito. Stesso discorso per il Campo Calabro o Campese. Calma, calma! Calma! C'è un cross verso Calafiore. Attenzione! Ah, me da giro! C'è poco da scherzare con clienti come Calafiore, esperto attaccante del Campo Calabro, giocatori abituati a dare del del tuo al pallone. Gamba tesa da parte di Orlando, autore del gol del pareggio, con una bella girata, girata che abbiamo definito favolosa, in bello stile, eleganza e soprattutto precisione, che ha mandato il pallone nell'angolino basso alla destra del portiere, dove nulla ha potuto. Verreggia, che si era scatapasciato in orizzontale nel tentativo di intercettare la sfera. Contropiede, Orlando solo davanti al portiere, pallonetto. La precisione non è vincente, non è vincente il pallonetto di Orlando, autore del pareggio, come abbiamo detto. Ha visto il portiere fuori dai pali e ha pensato di sorprenderlo, ma il suo tiro è passato abbondantemente ai lati della porta difesa da Verreggia. Grossa occasione ancora per la Melitese, che ha avuto la palla del 3-1, 27esimo del primo tempo. È terminato a terra Capitan Candido, che è riuscito in qualche modo a mettere ordine. Tiro, bellissimo tiro da parte dell'enfant prodigio Giulio Nunneri, che dal limite dell'area ha scoccato un tiro di collo piede che ha fatto la barba al palo
shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo. Meritese vicinissima ancora al 3-1, ci crede di più la formazione di casa. Campo Calabro che ha accusato il colpo. Tutto arroccato nella propria metà campo. Urlo tarzanino da parte del portiere. Non ci sono attaccanti, ci sono difensori ospiti. Messina, Barresi, D'Agostino, Ginanni, Ranieri. Intanto arrivano folate di nevischio, abbiamo letto da qualche parte addirittura pioggia gelata, un neologismo, piovigina a Melito Porto Salvo, d'altra parte le intemperie atmosferiche sono quelle di prima, con temperatura prossima allo zero e con interi territori nella morsa del gelo, addirittura i monti peloritani che si affacciano sullo stretto di Messina in Reggio Calabria sono coperti fino alle basse quote come il Mongibello, Sua Maestà l'Etna, completamente imparruccato. E con i soffioni gelidi, tanto la Meldese ha aspirato a ripetizione il gol del 3-1, ha legittimato abbondantemente il vantaggio alla formazione di casa. Si diceva dei soffioni siberiani e delle folate gelide, un clima da zanna bianca, uno scenario da Michele Strogoff, il Corriere dello Zar. Se non del dottor Zivago o Zivago, questo è il tempo dei cappotti, paltò, impermeabili, pastrani, giacconi, sciarpe, guanti, scarponi o stivali o stivaletti. Cappellini, cappelle e cappellacci. Tempo di caminetto e di stufa o di cucina a legna. Non si chiude il triangolo di Bruno Panzera per Orlando, ha intercettato D'Agostino, Cinanne e Ranieri. È salito in cattedra da qualche minuto Ciccio Candito, che è riuscito a dare ordine alla manovra dei padroni di casa. Minicucci va al tiro, Minicucci e sorvola il suo tiro, sorvola. Vediamo l'arbitro, c'è un cartellino giallo sventolato a un difensore mentre ancora rimane a terra dolorante Minicucci.
fallaccio che poteva sortire anche un calcio di rigore, era dentro, era fuori, è un episodio da moviola, poi andremo a vedere meglio. Non se l'è sentita l'arbitro di assegnare il secondo penalty a favore della formazione di casa, dopo quello concesso al 24esimo, trasformato da l'enfant prodige del calcio locale Giulio Nunnari. Punizione per la Melitese. Sulla linea di battuta c'è il capitan Candito, si accascia nuovamente al suolo Claudio Minicucci, che gli sportivi simpaticamente hanno ribattezzato Speedy Gonzales. Sì, perché c'è paura, se non è perfetta. Nunnari, e lui, tiro. Ha mirato all'angolo più lontano, cioè all'incrocio dei pali, sbaglia mira e bersaglio, nulla di fatto, ma la Melitese è ormai padrona del campo, sta vincendo 2-1, ha ribaltato un ribaltone nello spazio di 2 minuti, era passato in vantaggio la formazione ospite con Polimena al 10esimo, pareggio di Orlando al 22esimo con una bella girata sotto porta e gol di Nunnari sul calcio di rigore al 24esimo, rigore concesso per atterramento di Minicucci. Basta, basta Giovanni, lascia stare. Trentacinquesimo del primo tempo, Melitese 2 Campocalabro 1. Calma! Un bel colpo di testa da parte di Spanò, che è uno dei pitbull. Nunnari cerca di andarsene sopra sullo slancio un paio di avversari, ma poi non riesce a chiudere, a convergere al centro, circondato da un nucleo di avversari, il pericolosissimo Giulio Nunnari, più pericoloso di un serpente con gli occhiali, aveva saltato 2-3 avversari sullo slancio, il quarto è riuscito a chiudere il calcio d'angolo. 35esimo del primo tempo, Melitese 2 Campocalabro 1. Sta per partire il cross, grappolo di uomini in aria, spinte e controspinte sotto gli occhi dell'arbitro. Era sfuggito dalle mani il pallone, tant'è che Nunnari ha potuto colpire con un guizzo da felino, come un giaguaro. Calma! Non per l'arbitro, che ha decretato una punizione già battuta, seconda consecutiva sempre a favore del campo calabro. Palla che spiove, viene spintonato capitan Candito, che dopo un 10 minuti di sbandamento è riuscito a trovare il bandolo della matassa. È riuscito a dare ordine e lucidità alla manovra, ne hanno beneficiato i vari Nunnari, Minicucci, Candito e Orlando, Orlando e Laganà. Ah, dobbiamo andare, va! 37-20 secondi al Saverio Spinella di mezzo Porto Salvo, il risultato è cambiato, Melitese 2 Campocalabro 1. Possesso di palla Bruno Panzera, che sta dando manforte. Squadra, squadra in qua! Calma, meno, metto in terra! Verducci che sta lottando come un leone,
Verducci in palla, Minicucci, non si intende con Nunnari, rimessa laterale già battuta, Verducci sta giocando una buona partita, il laterale a sostegno, questo è Bruno Panzera, va al dribbling, non abbocca il difensore, può partire il contropiede, Candido, buona, non si chiude il triangolo per Nunnari, si smarca e riceve palla Calabro, non riesce però a chiudere per il triangolo per Orlando, palla in fallo laterale, si impossessa della sfera Barresi che tentava di guadagnare quei 5-6 metri sotto gli occhi dell'arbitro, non aggancia Nunnari, Nunnari più rimprancato dopo il gol che ha decretato fino a questo momento il risultato a favore della formazione di casa, decimo Bolemeni, 22esimo Orlando, 24esimo Nunnari, siamo sul 2-1 a favore della formazione di casa, c'è ora un tentativo di sfondare il bunker eretto davanti a Fortunato Idà da parte dei vari Crea, Arcoraci, Calafiore, Polimene e Cannatella, Minicucci di forza, di prepotenza, d'astuzia e di classe ma anche di mestiere, va a dribbling 2-3 avversari, poi c'è un'apertura di Bruno Panzera per Verducci, non si chiude il triangolo di giustezza, anticipa tutti compagni e avversari. Ah no, Pizzi! No, è solo che non puoi sbagliare con il Minicucci recupera una palla sul filo del pallo laterale, va al dribbling, si libera di un avversario, poi finisce a terra. Non riescono a contenerlo, lo scatenato a Minicucci e sarà il quinto sesto fallo che subisce l'attaccante, letteralmente scatenato Speedy Gonzales, semina gli avversari come birilli, semina il panico nelle retrovie ospiti, Claudio Minicucci, un signor giocatore che tutti vorrebbero avere e che purtroppo è rimasto a questi livelli. Soprattutto per la miopia, c'è un cambio intanto chiamato tra virgolette dalla panchina, John Carrozza manda in campo con il numero 17 Ambrosio. Quindi si tratta di un cambio tecnico. Viene richiamato in panchina Crea. Tutto questo dopo 43 minuti nel corso della prima frazione di gioco. A Saverio Spinella di Meldo Portosalvo il risultato è cambiato, come abbiamo detto, Melitese 2, Campo Calabro 1, pareggio di Orlando e gol di Nunnari su calcio di rigore, concesso per atterramento dello sgusciante scatenato Claudio Minicucci alias Speedy Gonzales.
sta facendo impazzire la difesa ospite, il Brevilinio. Orlando va al tiro, intercetta la difesa. Ancora Minicucci. Basta! Candido si smarca e riceve Calabro, cerca di andarsene, si allunga il pallone e pur sempre un difensore. Verducci, c'è uno strano passaggio. Mancino. Pansera di prima d'esterno destro di Nunnari per Minicucci. Ancora Nunnari, limite dell'area, invoca la concessione di un calcio piazzato, non è dello stesso avviso l'arbitro. Orlando cerca di andarsene, commette fallo sotto gli occhi dell'arbitro che lo sanziona con l'assegnazione di un calcio piazzato fuori dalla formazione campese. Salta più in alto di tutti, ma anche in maniera irregolare. Lagana, e per l'arbitro è fallo. 45esimo del primo tempo. Ormai si attende soltanto il duplice fischio di chiusura da parte dell'arbitro. Calcio d'angolo per il campo calabro, 21 giocatori nella metà campo avversaria alla ricerca del gol del pareggio. Salva sulla linea bianca, attenzione, la campese ha sfiorato il pareggio, era stato superato. Fortunato Ida dal colpo di testa, se non andiamo errati, di Calafiore, ma che ci ha sempre creduto e che ha sfiorato il pareggio. Spano, proprio al 45esimo minuto del primo tempo, ha salvato la porta e il risultato. Campese vicinissima al gol del pareggio, 47-15. Il colpo di testa aveva superato il portiere. Meritese 2, campo calabro 1. Angelo Salvatore in questo caso. Rimessa laterale per la Campese, che si sposta in avanti con tutti gli organici. Difesa, centrocampo, attacco. E proprio in questo momento l'arbitro, il signor Pietro Iacchino di Reggio Calabria, decreta la fine delle ostilità per quanto riguarda la prima frazione di gioco. Le squadre vanno a riposo sul risultato di 2-1 per la Meritese. Ha aperto le danze Polimeni al decimo, pareggio di Orlando al 22esimo, ribaltone servito da l'enfant terrible Giulio Nunnari. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.